sono arrivati dall'India per incontrare i produttori di olio e vino della Val d'Ambra. Si è svolto a Bucine un importante incontro tra 5 dei principali buyers indiani e 15 aziende olivicole e vitivinicole del territorio. È un primo passo. Il Comune non ha competenze di politica internazionale, mette a disposizione degli operatori economici quella attività promozionale sulla quale poi dovranno costruire le loro relazioni economiche. Devo dire che si sta mettendo bene, perché già ieri sera, assaggiando il vino, a qualcuno hanno fatto anche proposte di acquisto, e questo è importante. Cosa vi piace di questo territorio e di questi prodotti? Per quanto riguarda il vino, ha avuto dei colloqui informali con gli importatori che sono venuti qui con lui e hanno espresso un apprezzamento molto forte per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Per quanto riguarda l'olio, anche le varietà di cultivar che abbiamo qui nella nostra zona hanno impressionato gli importatori, perché hanno delle qualità chimico-organolettiche che altri oli non hanno. Un incontro che dà il via ad un percorso di reciproca conoscenza, guardando a possibili scambi economici, che parte proprio da due prodotti fondamentali, l'olio e il vino, per ampliare anche ad altri prodotti alimentari e non solo, come ad esempio il settore orafo. È un guardare e aprire verso un mercato, quello indiano, che è in fortissima crescita in questi ultimi anni. Si calcola che oltre 50 milioni di persone in India potrebbero e possono essere interessati ai nostri prodotti del nostro territorio, della nostra provincia. Una provincia che sta crescendo da questo punto di vista per l'export verso l'India. In questi ultimi anni il mercato sta crescendo e quindi questa è un'opportunità per vendere non soltanto i nostri prodotti, ma anche quello che è il nostro territorio, perché qui siamo nella Val d'Ambra e, come vedete, è un territorio che è bellissimo da tutti i punti di vista. Ci sono altri potenziali su questo territorio, che sono sostanzialmente il turismo, con il quale ieri ha avuto delle discussioni che approfondirà successivamente, e l'oro, e cercherà di dare un supporto alle amministrazioni locali per quanto riguarda la realizzazione di altri eventi.